Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Franco Vasquez, versione Hero, fantasista del Palermo che riceve questa carta Hero grazie al suo campionato che ha portato la salvezza all'ultima giornata della squadra rosanero. Inoltre questo qui, proprio con la squadra rosanero, è stato il suo ultimo anno perché nelle ultime interviste, diciamo, ha dichiarato che lascerà il club in questa sessione di mercato che si è andata ad aprire il 1 luglio. Adesso però possiamo passare a recensire Franco Vasquez andando a guardare subito le sue statistiche sulla carta. Infatti troviamo un 89 overall, 70 velocità, 85 dribbling, 82 tiro, 45 difesa, 82 passaggio e 73 fisico. Nonostante questa carta nasca da AT e quindi ci porta a pensare di provarlo in un falso 9, io vi sconsiglio veramente di farlo perché davvero in quella posizione non rende, cioè sì, anche un brutto work rates, infatti ha un work rates di medio alto, quindi per un falso 9 non è abbastanza buono e ve lo sconsiglio davvero di provarlo falso 9. Mentre invece da COC è davvero molto molto forte, infatti in quella posizione mi ha stupito molto perché questo work rates si può dimostrare un'arma in più perché viene a prendere la palla molto basso e poi riuscirà a portare avanti e a smistarla verso gli attaccanti oppure andare al tiro perché grazie al suo ottimo long shot è molto spesso dove la vede la rete, infatti mi ha fatto davvero tantissimi gol per essere un COC. Adesso possiamo andare ad analizzare un po' le sue statistiche, la velocità è 70 sulla carta che diventa 70 accelerazione e 70 scatto che non la inserisco né tre pro né tre contro, diciamo non è una velocità altissima, però nemmeno bassissima, quindi diciamo una cosa passiva, diciamo né lo rovina né lo va a migliorare. Adesso possiamo passare al dribbling che è uno dei punti forti di questo giocatore perché ha un 90 di controllo palla e un 88 di dribbling secco che sono davvero dei valori fantastici. Lui la palla gliela potete passare quando volete, col controllo palla si smarcherà quasi sempre e non, diciamo, non la perderà e andrà a tirare oppure a passarla verso le punte. Però nel dribbling c'è un valore bassissimo di equilibrio che è 49. Lui alla prima spallata, diciamo, non sempre diciamo, reggerà l'urto della spallata, ma molto spesso cadrà e perderà il pallone. Però comunque, diciamo, non è un contro l'equilibrio, però comunque si può anche passarci sopra perché ha un valore di controllo palla e di dribbling secco e comunque lo portano a dribblare davvero molto bene. Adesso passiamo al tiro, che è un altro pro di questo giocatore, perché ha un valore di long shot di 87, di shot power di 85 e finalizzazione 78, ma questi valori sembrano davvero molto molto più alti, perché davanti alla porta sbaglia pochissime volte e i suoi long shot sono qualcosa di eccezionale, davvero vedete dalle clip mi ha fatto dei long shot assurdi. I valori difensivi non ci interessano, perché comunque un CoC non ha bisogno di difendere, nemmeno il colpo di testa, perché ovviamente il CoC non ha nemmeno bisogno del colpo di testa, e quindi possiamo passare direttamente al passaggio, che è un altro pro di questo giocatore, perché è davvero un passaggio fantastico, 87 di passaggio corto e 80 di passaggio lungo. Il passaggio lungo sembra qualcosina in più, infatti riesce a servire molto bene le punte, però il punto forte di questo giocatore sono i calci di punizioni. Tra le statistiche in-game di punizioni troviamo solo un valore di 68, ma è un valore bugiardissimo perché mi ha fatto un paio di gol su punizioni, ma ogni punizione che tira lui prende sempre la porta e mette davvero in seria difficoltà il portiere, quindi punizioni fantastiche. E poi l'effetto comunque un ottimo valore di 83. Invece il fisico è un contro, il secondo contro oltre all'equilibrio di questo giocatore, perché davvero è poco, ha poco di aggressività 57 quando per il mio un CoC dovrebbe avere qualcosina in più e la forza fisica è solo 77 e la stamina è solo 79, quindi lui negli ultimi 10 minuti tenderà ad eclissarsi. Però comunque diciamo il conto del fisico non lo rende un giocatore scarso, ma è davvero molto molto forte. Adesso possiamo andare a fare un riepilogo di pro e contro. 3 pro troviamo tiro, dribbling, passaggio e punizioni, 3 contro equilibrio e fisico. Voto finale che io ho dato è stato 8,5, davvero vi consiglio di provarlo perché costa davvero poco, quasi a prezzo di scarto. Detto questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Franco Vasquez se l'avete provato, a seguirci su tutti i nostri social e da Erco per lo staff del team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!